Mi trovo in località Ascia Marina, nel comune di Ascia, provincia di Salerno, presso il villaggio Le Palme, in occasione dell'edizione 2022 dell'evento For Longevity, Belli, Sani, Longevi e Felici. Dottor Alfredo Petrosino, direttore tecnico del Centro Studi PAF. Allora, un bilancio di questa edizione 2022, di questo evento che è arrivato alla sesta edizione. Il bilancio non può essere che positivo per il semplice motivo che ci troviamo in una zona dove l'energia e per quello che noi facciamo è veramente pronta. Siamo arrivati in un momento veramente temperature ideali, le persone che hanno voglia perché siamo all'inizio dell'estate, tutta una serie di referenti medici che avevano voglia di trasferire il loro sapere, una serie di operatori tecnici che hanno avuto voglia di allenare la gente. Abbiamo trovato tutte le condizioni ambientali, del materiale umano e dei contenuti che hanno giocato a favore nostro, quindi diciamo siamo stati anche fortunati. Dopo 2 anni che ci eravamo fermati e siamo ritornati al villaggio Le Palme, l'abbiamo trovato ancora più migliorato, con ancora più voglia, perché poi la voglia di ripresa è per tutti quanti. Quindi il bilancio è positivo e addirittura noi vi invitiamo alla tappa di settembre, che si terrà proprio nel penultimo weekend di settembre, sarà 3 giorni, venerdì, sabato e domenica. Con il dottor Gianni Pisano, insegnante di yoga. Allora, un bilancio di questa esperienza qui, questi 3 giorni qui ad Ascia Marina. Felicissimo, siamo nella fase conclusiva della 3 giorni del For Longevity, che da tempo abbraccia anche come dire, la dimensione del mondo olistico, che è quello che contempla ovviamente tutte le dinamiche un po' più rilassanti rispetto all'esercizio fisico. Ovviamente anche queste, come sapete, fanno parte della longevità e si sono sempre più integrate in questo festival che sappiamo si replicherà a settembre, quindi io sono più che altro che felice di questa iniziativa.